Daniela Raimondi, ma io, grazie,
Thank you.
sempre toccandole, accosto a loro segue la bellezza, che arde dal desiderio. Ed è malata d'amore. Torino del 1600. E i suoi compagni del liceo Canopoleno. Oggi inizia in cui pulsa la poesia. Giustamente la slide che vedete alle mie spalle dice che non è una semplice associazione culturale, ma è una visione poetica del mondo. Questo è il POP, questo è il progetto Ottobre in Poesia. E non so voi, ma io sto col POP. Ho ricevuto una lettera per caso che parlava di poesia. Ero stato anche alla poesia sui treni, ma quello che ho visto invece ai Sassari, le iniziative, la poesia internazionale, tante ragazze alle scuole, mi hanno convinto a dire che sto con il popolo. Assolutamente sì. Convinto? Perché poesia? Perché la poesia? Perché per chi, come me, con fatica tenta di occuparsi di filosofia, è chiaro che la poesia rappresenta una scena diversa. È un dire. Non è il detto di cui si occupa la filosofia. L'occhio del poeta non va verso il già visto, va verso quello che può nascere. E tutto ciò che può nascere è al di fuori del pensiero. Per questo abbraccio il POP. Beh, mi devi fare la domanda. Perché ami la poesia? Perché amo la poesia? Perché la poesia è un'esplosione di sentimento, delle parole magiche messe insieme per creare gioia, felicità, allegria, commozione, sentimento, amore. Tutto questo, questa è la poesia. Facile a dirsi, leggetela la poesia, cercate di scriverla anche. Io sto col pop. Cos'è per te la poesia? Ecco, Silvano. Perché ami la poesia? Io non mi sogno neppure di amare la poesia. Io amo la vita e la poesia è una. Il sentiero per to deepen, to make more profoundly deep human friendship. Perché human friendship is the essence. Che
Che cos'è la poesia, Ettore? A volte le parole sono necessarie. Ci sono delle persone, delle entità che insieme a noi hanno voluto questo festival. Io vorrei... Cada, se ringraziamo Angela Mameli. Volevo invece chiamare... C'è? Sì? In regia mi dicono che c'è. Per il consorzio Formula Ambiente, volevo chiamare qui sul palco Gregorio Miceli. Eccolo qui, arriva da dietro questa scenografia. Innanzitutto grazie, e ovviamente anche noi stiamo col pop, visto la premessa. Io cercherò di rubarvi poco tempo e trasmettervi quelle che sono le nostre emozioni che hanno animato la partecipazione. Mi presento, mi chiamo Gregorio Miceli, rappresento il consorzio Formula Ambiente. Il consorzio Formula Ambiente, con sede in Cesena, svolge in Sassari su affidamento da parte del comune, in concorso con altra società, attività di... Effettivamente è importante riconoscere il bello e soprattutto è molto spesso un onere saperlo apprezzare. Queste persone che vedete qui sono esseri umani, respirano, vivono, sono normali, ecco, quasi. Hanno contribuito di quello che è la poesia a Sassari e la letteratura a Sassari. Vi presento così, al volo, la nostra giuria. Sono Hernán Loyola, Luigia Polo, Antonio Strinna, Antonio Fiori, Loredana Salis, Elisabetta Pinna, Gianfranco Chironi, Antonello Sanna, Antonio De Montis e in rappresentanza dei librai al centro, Chica Pulina. Ovviamente una festa di poesia non può non iniziare con un intro poetica. È una delle migliori espressioni della poesia attualmente. Prego, Hernán, a darci una piccola... Prego. Io non sono un poeta, ho insegnato sì poesia per parecchi anni, da 40 anni in Sardegna, anche se vengo dall'altra parte del mondo, dal Cile. Però Leonardo Onida, che è il grande organizzatore, il capitano di questo gruppo di persone eroiche che lavorano qui, che disinteressatamente contribuiscono a questo, mi ha chiesto di dire in 5 minuti il senso. La poesia è di questo premio, in 5 minuti. Io le ho ringraziato America Centrale, che si chiamava Luis Cardosa y Aragón. Viene citato da García Márquez, da Gabriel García Márquez, in suo libro di memorias, Vivir para contarla. La definizione dice così: la poesia è magari più che le meraviglie che la scienza o la televisione sono stati capaci di fare lungo i secoli, senza dimenticare il tablet che ognuno di voi ha,
sembra che la poesia sia una specie di necessità vitale, però è millenario, un bisogno che viene dagli origini stesse dell'uomo. Il bisogno di comunicare con gli altri, che prima era la tradizione orale, no? Quando non c'era la scrittura, c'era la comunicazione verbale, la trasmissione dei sogni, della sapienza, di quello che l'uomo sapeva fare e dire, dei sogni, insomma. E sono rimasto, sono rimasto un po' preoccupato perché Leonardo Onida aveva questo premio era in serio pericolo perché c'erano guai, problemi dell'esistenza dell'uomo sardo, per così dire. Leonardo Onida è il profeta di questa celebrazione della vita e della condizione umana qua tra noi, almeno per quanto io so, e con lui accanto a lui questi ragazzi che voi vedete qua sul palco scenico, che come lui è riuscito a formare, meritano non solo noi. Grazie, Anna. Veniamo alla premiazione. Allora, iniziamo con la prima sezione. Dovrei anche chiudermi un po' la giacca, giusto per fare la persona seria. La prima sezione è quella di poesia edita. Avremo prima di tutto delle segnalazioni. Delle segnalazioni che sono per Apologia del Sublime, Quel grido raggrumato di Rita Facilio e Mare Marmo di Fernanda Ferraresi. Le segnalazioni sono ovviamente sempre importanti perché danno un'idea di come si sta muovendo un po' la poesia di questi tempi. Fare una menzione per Monologhi di vetro di Liliana Arena e per la qui presente qualcosa vi attende, la qui presente Anna Belotorovic. Non so se sappiamo, Anna, che fine ha fatto? L'avete mangiata? Sì, ok, sta arrivando la Belotorovic. Un applauso, grazie. Questo ovviamente è il premio per la poesia. Complimenti, è anche una bellissima ragazza, oltre a essere un ottimo professore. Grazie. Questo poeta, quindi non si tendono a dire niente, non tiene a niente. Una cosa, Anna. Di solito, quali sono le tue fonti di ispirazione? Giusto una domanda così a bruciapelo. Una domanda molto completa. Certo. Le fonti di ispirazione cambiano e evolvono insieme a me, spero. Quindi è molto difficile rispondere. Hai dato una risposta poetica e già questo è il sintomo della qualità. Grazie a Anna Belotorovic. Un'opera ci verrà, ecco, che è Canzoni di Galilea. Sarà con noi oggi sul palco per accompagnarci in questo simpatico festival poetico il nostro Carlo Valle.
Carlo ci farà gustare un estratto da Canzoni di Galilea. E io rimango qui. Molti popoli accorreranno e io sarò in mezzo a loro, un uomo che porta agli uomini la poesia. E hanno preparato le loro spade, uccisi in guerra, loro sono martiri, e quelli che vivono in pace vivono grazie a quelle morti. Ma i poeti nella vita e nella morte restano poeti, e io sarò fra loro un uomo che porta agli uomini la poesia. Il violino non ha affatto l'ardore lontano dalle mani dell'uomo, e quando in estate si scalda la pietra possiede l'anima e forse anche il sangue. L'uomo sbaglia, si infuria e si agita, insulta, ma passata la tempesta dimentica e chiede scusa per qualsiasi cosa. E suona una nuova. Incontriamoci a metà strada tra cielo e terra, e molti popoli accorreranno, e io sarò fra loro un uomo che porta agli uomini la poesia. Queste meravigliose parole sono della, ahimè, assente oggi, Naima Raidi. Grazie, perché sono veramente delle meravigliose parole. Veniamo a quello che è il premio alla carriera. Per una carriera che quest'anno vede una protagonista molto amata. Ci leggerà qualcosa un'altra persona, che è Carlo Valle, sempre, Carlo Valle. Carlo, eccoti qua. Si è anche cambiato nel mentre. Era farsi. Ci sono anch'io. Adeguata ai vostri gusti, ci sono anch'io. Faccio finta di niente, di non essere da meno, da più ci sono, in un corteo di cartoline nane. C'è una motivazione per questo premio alla carriera. La motivazione ce la legge il nostro Antonello Sanna. Ho pagato solo per il primo, non darò un euro in più per i successivi, grazie. Era farsi raccoglie i versi composti da Margherita Rimi tra il 1974 e il 2011. Il filo conduttore che permette la costruzione di questa autoantologia è la lunga teoria di violenze e abusi non descritti, ma intuite ai danni dei bambini, affiora ciò che a ciascuno di loro è mancato e continua a mancare. L'infanzia serena, un padre amorevole, i giochi, la protezione degli adulti. Ad accompagnare queste assenze sono spesso i fantasmi della speranza tradita, l'illusione fanciullesca di potersi opporre al male ingiusto. Mi metterò tra te e la morte. Rimi costruisce in modo sapiente versi che paiono cantati dagli stessi bambini, come piccole nene autoconsolatorie in cui la presenza continua di anafore e similitudini mostra solo apparentemente l'idea di una poesia semplice, in realtà complessa, studiata e intensissima. Lo stile non cambia per tre quarti del volume, anche se si tratta di poesie scritte a distanza di tempo. È uno stile riconoscibile, originale, i cui risultati migliori si registrano nelle poesie successive al 2000, ma in assoluto. Questa sagoma corrisponde a chi ha scritto queste parole, che ha scritto le parole che hanno dato questa motivazione. Chiamiamo qua sul palco per la premiazione Margherita Rimi. Complimenti, prego, prego. Prego, dica, era bellissima la sua immagine dietro in silhouette, era concentrata, stava ascoltando quello che stava dicendo. Sono pure scappata pensando di venire, c'era ancora del tempo. Buongiorno a tutti, grazie, sono riconoscente e onorata di avere
di aver ricevuto questo premio, che premio, quindi ho deciso di fare questa autoantologia e raffarsi con Marsilio, la prefazione della professoressa Marcheschi che mi ha dato l'onore di fare appunto la prefazione, una studiosa internazionale. Ringrazio quindi tutta la giuria, con in testa anche il professore Serpillo, il professore Loyola e tutti gli altri. L'infanzia è una civiltà, l'ho detto in un'intervista, è una civiltà poco conosciuta, una civiltà, è una fonte da cui dobbiamo apprendere. Io parlo nei miei testi anche di bambini maltrattati, abusati, non solo dell'infanzia felice, un'infanzia non è totalmente felice o infelice, insomma, il gioco lo rappresenta anche bambini. Ebbene sì, approfittiamo per salutare il professor Giuseppe Serpillo, che oggi non è potuto essere qui, ma che ha ovviamente contribuito attivamente. Allora, secondo classificato cella 19. Gioquina si è lanciata nel vuoto, il rosario nel braccio destro. Alle 4 del mattino il balzo, l'hanno lasciata dormire con mosche negli occhi, fra tappi di sughero, era il reparto 9. L'estate ha cominciato ad esprimere un cielo miele, Oviedo cammina adagio, con pochi garofani rossi fra le dita. Fa male adesso non vederti la notte. Legge la motivazione Antonio Strinna. Epica del dolore, della violenza e dell'ingiustizia. Ecco che cosa connota coordinate dalla Plassa. Ma c'è anche l'epica dell'amore, di quell'amore che a Plassa de Mayo le madri argentine hanno usato come altare, dove celebrare con la loro vita il rito della giustizia. Coordinate dalla Plassa fa così emergere la tragedia di migliaia di donne vittime di efferati regimi dittatoriali, alla quale ogni donna giunge dopo una prigionia fatta di stupri e di torture. In una narrazione sempre lucida, la valenza del messaggio si accompagna all'evocazione di attimi, ore, giorni di violenza e di coraggio. Dal carcere di va anche sottolineato che la poesia di Patrizia Santi procede sempre con misura, in coerenza a uno stile che, in parte mutuato da García Lorca, se ne distingue per il ricorso molto inferiore alla vena surrealistica e per una maggiore aderenza a quella classica dell'elegia, che riecheggia in citazioni da testi greci e latini, oltre che per la severa prosa dei Vangeli. Grazie. Ci tenevamo, nonostante assente, comunque a dare la motivazione per Patrizia Santi.